Buongiorno. Penso di essermi svegliato con il raffreddore o col coronavirus, uno dei due. Il rumore della forte pioggia mi ha svegliato. Abbiamo trovato un rimedio naturale da sostituire alle sveglie. Funziona meglio. Oggi non dovrei fare niente. Una cosa volevo fare in realtà, volevo uscire. Volevo andare al cinema. Volevo andare a farmi una passeggiata. Volevo andare a farmi l'aperitivo. Volevo andare al ristorante. Perché andare al ristorante se c'hai due uova davanti ieri? Ma se andiamo a svegliare io invece? Yuri, it's time to wake up. Non fa proprio effetto, non lo sente nemmeno. Fuori intanto capitoli da 6 e 9 a 9 e 19 della Genesi. Il cielo piange, perché piange? E cosa c'è? Che succede? Facciamo colazione con caffè e latte, latte e uova inzuppate. Beh, buone, belle, buone. Passa qualche secondo e sul latte caldo si va a formare quella patina bianca che noi a Messina chiamiamo lipu. Non chiedermi perché, boh, non lo so. Nel frattempo Yuri lancia come una catapulta il barattolo di miele nel quale tappo si è venuto a fermare una crepa. E mi ritrovo ancora una volta ad aver bisogno dell'aiuto di Pino. Vi ricordate, no? Pino. Donne, è arrivato l'arroz. Pino! Abbastanza legit. Pranziamo, ma c'è qualcosa che mi turba. Mi è comunque familiare questo gusto. È buono ma familiare. Come se avesse avuto la stessa pietanza il giorno prima. Per essere più precisi, la sera prima. No. Proprio questa sensazione. No. Non è così? No. È nuovo? Does it contain a lot of Carbohydrate. Nel pomeriggio ci mettiamo a sbucciare 20 kg di arance che ci hanno regalato ovviamente, delle quali però solo 5 erano mangiabili. E si fa così l'una di notte. Incredibile, vero? È l'una di notte. Yuri, con tanto amore, ha preparato queste barrette di cereali e cioccolato. Sono buonissime comunque. Ed infine, prima di andare a letto, faccio una piccola conversazione con i restanti me. Yuri, che c'è? Ma se mi dovessi sdoppiare sarebbe un problema per te? Sì. Non ho capito, scusami. Qual è il problema? Non ho capito. Che fate? Che fa? Sonno.